Buongiorno e buon pomeriggio, cari amici. In questa giornata di sabato 20 febbraio 2021, 12:03 quasi, ci avviciniamo al pranzo del sabato. Report della puntata della notte passata di SmackDown, puntata che precede la disputa dell'imminente evento speciale Pay Per View Elimination Chamber 2021, targato WWE Tropicana Field. Qui dagli amici di Spazio Wrestling, come intitolazione, Edge ritorna a SmackDown. Allora, lo show si apre con la presenza del vincitore della rissa reale a 30 uomini, la Rated Superstar Edge, che dice chiaramente Edge che aspetterà i risultati, quindi delle difese titolate di Elimination Chamber, un po' per capire chi lui vuole scegliere in vista di WrestleMania. Arriva però Roman Reigns che non accetta la sua indecisione perché se vuole il main event sa già che scelta deve fare. Edge dice che deve aspettare perché è la scelta più importante della sua carriera e lui non deve avere la convinzione di essere già campione a WrestleMania. Arriva Sami Zayn che si sente non considerato da Roman ed Edge e pretende rispetto visto che potrebbe esserci lui al posto di Edge o Roman Reigns. Ma entrambi lo stendono e si guardano faccia a faccia, per cui Reigns si allontana. Poi il primo incontro lottato della puntata tra Nakamura e Apollo Crews, vittoria per Nakamura, anche se poi Apollo attacca Shinsuke, ma arriva Big E a fermarlo, sembra placarsi ma la situation, ma subito dopo attacca anche il campione alle spalle con i gradoni di acciaio. Poi li getta sul ring e li vorrebbe ricolpirlo, ma Big E esce fuori. Nonostante questo, Apollo i gradoni glieli getta addosso da dentro al ring e Big E esce in barella. Arriva il Messia Seth Rollins mentre Big E viene portato fuori e dice che tutti quelli del roster blu gli abbiano voltato le spalle. Dice che questo è inaccettabile e va una lettera in mano nel quale esprime la sua paura nel fatto che nessuno abbracci il suo credo, dimostrandosi deperdente a partire da Cesaro, che per colpa di questo ora è fuori dai giochi. Owens parla con Edge nel backstage e dice allo stesso Edge che lo ringrazia per l'intervento su Roman e gli mostra il suo rispetto. Poi altra sfida, Riot Squad contro Tamina e Natalia. Tamina e Natalia vincono grazie allo schienamento di Tamina su Ruby Riot alla Swinging Side Slam. Corbin parla con Edge e dice allo stesso di muoversi nella sua scelta, ma Edge dice di non avere alcuna fretta. Poi c'è il Ding Dong Lo Show di Bayley, ospiti le campionesse femminili di coppia Nia Jax e Shayna Baszler. Dopo essersi magnificata di se stessa, parla dell'ultimo attacco subito da Bianca e Sasha. Ma arriva Reginald sul ring che magnifica Sasha e poi arriva Carmella. Dice che sono state loro a scegliere lei come avversaria perché sanno che è la migliore. Ma arriva anche Bianca Belair che dice a Sasha che allora se c'è una migliore quella è lei, quindi alla Banks convenga che la campionessa vada contro la Belair a WrestleMania. Ma Reginald propone alle due di fare squadra e quindi Naya propone un match di coppia tra di loro, che poi nel proseguo si farà. Intanto, per quanto riguarda sempre i match lottati, Dominic e Rey Mysterio battono Otis e Chad Gable per squalifica.
Sì, per squalifica. Edge parla con Daniel Bryan al backstage e quest'ultimo dice che sarebbe per lui un sogno un giorno poter combattere contro di lui e magari questo sogno potrebbe avverarsi molto presto. Reginald va da Carmella e chiede a lui che piani abbia per proseguire questi giochetti mentali con Sasha e Bianca. Poi gli getta il vino addosso perché è disgustoso, dicendo che dovrebbe pensare meno a Sasha. Chissà, magari Reginald dà una cotta per Sasha Banks. Owen, Cesaro e Bryan parlano al backstage di strategie per l'Elimination Chamber match e Owens vorrebbe essere loro di aiuto nel match di coppia di stasera. Vede vincitori Cesaro, Daniel Bryan e Kevin Owens, mentre al tavolo di commento c'erano Edge e Paul Heyman. Poi tutti i sei partecipanti della Chamber si attaccano con le finisher, ma arriva Edge che con la spear colpisce Jey Uso. Ma interviene subito Roman Reigns a colpirlo a sua volta con la spear, anche perché ricordiamo nel caso Edge scelga Roman Reigns per WrestleMania, quindi sarà la sfida della spear, spear versus spear. Ma prima di chiudere il video andiamo a fare un resoconto quindi della card che si presume dovrebbe essere definitiva, ma oggi è sabato, domani domenica, c'è tutto il tempo eventualmente di portare delle migliorie o delle modifiche. Ricordiamo Elimination Chamber che si terrà questa domenica 21 febbraio al Tropicana Field di San Petersburg in Florida, ovviamente a porte chiuse con i tifosi sugli schermi virtuali. Ovviamente poster promozionali, due campioni, Drew McIntyre e Roman Reigns. Pay-per-view che poi seguirà in seguito la disputa dell'altro pay-per-view, quello che precederà WrestleMania Fastlane a fine marzo. Attualmente per la card di Elimination Chamber, che però ricordo visibile legalmente sul WWE Network a partire dalla 1 di notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio, pre-show credo dalla mezzanotte gratuitamente su YouTube, Facebook, eccetera. Card che al momento vede l'Elimination Chamber Match per il titolo WWE con il campione Drew McIntyre contro AJ Styles, contro Jeff Hardy, contro Randy Orton, contro Sheamus, contro Kofi Kingston, che ricordano l'ultima puntata di Raw di questa settimana, battendo The Miz, ha detronato lo stesso Magnifico dal posto nel match nella gabbia, che quindi Giamaicano è subentrato lui. Beh, per questa sfida a questo punto si presume che gli ultimi due che dovrebbero rimanere, diciamo, come partecipanti attivi dovrebbero essere Drew McIntyre e Sheamus, magari per una sfida tra loro due a Fastlane o chissà a WrestleMania. Poi match a 3, che però al momento c'è qualche dubbio per il titolo degli Stati Uniti, con il campione Bobby Lashley con assistenza di MVP contro Keith Lee contro Riddle. Il dubbio sorge per quanto riguarda Keith Lee, ci sono delle voci di corridoio che dicono che potrebbe non prendere parte alla contesa. Comunque, nel caso venga confermato Keith Lee o meno, si pensa che più o meno Bobby Lashley arrivi sino a WrestleMania con il titolo degli Stati Uniti intorno alla sua vita. Altro Elimination Chamber match per decretare lo sfidante numero uno che andrà ad affrontare sempre domenica al pay-per-view Roman Reigns. E saranno Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn, Cesaro e Daniel Bryan. Qui abbiamo tante alternative come pronostici, potremmo dire Kevin Owens, potremmo dire Cesaro o anche Daniel Bryan.
forse un po' meno quota di Jey Uso, King Corbin e Sami Zayn. Poi appunto Roman Reigns affronterà chi vincerà la sfida nella gabbia, con assistenza ovviamente di Paul Heyman. Poi sfida per le cinture di coppia femminili tra Nia Jax e Shayna Baszler contro Sasha Banks e Bianca Belair. Ricordiamo però che Nia Jax e Shayna Baszler sono stati ospiti questa settimana a NXT al Capitol Wrestling Center, perché ricordiamo che la Dusty Cup femminile è stata vinta da Dakota Kai a Raquel Gonzalez, e quindi staremo a vedere. E poi c'è, io ripeto, la penso come incognita, la sfida tra la campionessa femminile di Raw Asuka contro Lacey Evans, che ricordiamo nell'ultima puntata ha dichiarato ufficialmente di essere in dolce attesa di aspettare un secondo genito, visto che ha già una bambina. E ripeto, certo, magari anche se verrà fatto il match, è sicuro che comunque vincerà Asuka, e magari bisogna proteggere in qualche modo Lacey Evans, chissà, magari non sappiamo, però può darsi che sia ai primissimi mesi di gravidanza, quindi almeno così penso io, visto che poi sapete, c'era un po' la storiella tra lei e Ric Flair nei confronti di Charlotte Flair, tra cui si dice, sempre voci di corridoio, che Lacey Evans comunque potrebbe prendere parte, magari chissà, se non dal Tropicana Field, magari da casa sua, facendo dei video preregistrati per portare un po' avanti la storia nei confronti di Charlotte Flair. Bene, per questo video è tutto. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. A me non vi resta che salutarvi. Buon pranzo e buon fine settimana. Ci vediamo alla prossima. Freak Day. Ciao!